Pieno mandato del PD a Franco Miceli per costruire una coalizione civica, lo ha dichiarato il ministro delle Autonomie Francesco Boccia. Vertenza Pfizer di Catania, rimpallo di responsabilità tra Stato e Regione, posizioni distinte tra i ministri Giorgetti e Orlando. Operazione antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, eseguite 11 misure cautelari. In Sicilia, nella settimana appena conclusa, si è registrato un nuovo aumento del numero dei nuovi positivi, sono diminuiti i nuovi ingressi in terapia intensiva. Allestito il centro di prima accoglienza per i profughi ucraini al padiglione 4 della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Media News di oggi martedì 22 marzo. Apriamo con la politica, pieno mandato del PD a Franco Miceli per costruire una coalizione civica, lo ha dichiarato il ministro delle Autonomie Francesco Boccia in occasione dell'assemblea provinciale dei DEM tenuta nell'ex noviziato ai Crociferi di Palermo. Questa è una città che ha bisogno di tornare ad essere il punto di riferimento del Mezzogiorno, la capitale naturale del Mediterraneo, e per farlo deve guidare un processo politico. E siccome sul PNRR i soggetti attuatori per 66, 67, 68 miliardi sono i comuni, i prossimi 5 anni pensare che la guida possa essere di un partito sovranista che vuole i fili spinati, che non crede nell'Europa, che indebolisce l'Italia in Europa, io penso che questa sia una cosa che la città di Palermo con la sua storia non può permettersi di fare. Per questa ragione questa assemblea oggi darà un mandato pieno e importante alla costruzione di una coalizione civica a Franco Miceli. Ne discuteremo, ovviamente è un mandato che dovrà tener conto delle esigenze di tutti i partiti, del campo largo nel quale noi crediamo, e poi toccherà Franco Miceli sciogliere la riserva. Noi oggi ci poniamo come obiettivo un obiettivo ambizioso, partendo dall'unità dei progressisti e dei riformisti, chiediamo anche alle forze politiche che credono nel progetto per il 2023, nel quale Letta crede, di unirsi intorno ad un progetto che faccia di Palermo la capitale del Mediterraneo. Franco Miceli è espressione di un grande civismo della città di Palermo e come Manfredi valore aggiunto di una coalizione. Nessuno a Napoli si chiede se Gaetano Manfredi è candidato del PD, del Movimento 5 Stelle, della sinistra, dei tanti partiti civici che lo hanno sostenuto. E io vedo un parallelismo tra la candidatura di Franco Miceli a Palermo e quella di Gaetano Manfredi a Napoli. Aggiungo che Palermo è una questione nazionale ed essendo una questione nazionale è necessario un patto per Palermo. I problemi del mondo della scuola, dell'università e della ricerca e quelli del lavoro pubblico in tutte le sue declinazioni, dalla sanità agli enti locali e a tutti gli uffici pubblici. Questi i temi al centro del dibattito organizzato dalla CGIL a Palermo. Siamo di fronte ad una tragedia globale che diciamo ridetermina un po' molte delle priorità di tutti. Noi siamo in campo ovviamente come organizzazione sindacale, come CGIL, per sostenere le ragioni della pace e del disarmo e nella speranza che naturalmente il prima possibile si possa determinare una condizione di sicurezza in primo luogo per i profughi, per i civili, le donne e gli uomini. Si pensava di rilanciare il paese, adesso si deve pensare a salvaguardare i posti di lavoro. Sì, c'è un tema, diciamo, che oggettivamente anche la crisi determinata dalla guerra accentua, che è quello di un disagio sociale che però era già antecedente alla guerra. Se ci diciamo la verità e pensiamo sia giusto farlo, c'era una difficoltà crescente nelle fasce della popolazione, diciamo, che facevano già più fatica e che quindi adesso ancora di più si trovano in difficoltà con tutto quello che sta succedendo, con il caro vita determinato dai costi energetici, i trasporti, ma non solo, il riscaldamento, l'acqua, il gas, insomma tutto quello. Cosa serve per arginare tutto ciò dal suo punto di vista? Serve un investimento molto significativo sul reddito delle persone, servono misure di sostegno al reddito delle persone e di contenimento delle speculazioni che ci sono state. Da questo punto di vista, diciamo, l'iniziativa del governo è un primo passo, ma certamente non sufficiente. Noi pensavamo che dopo la pandemia avevamo la necessità di ricostruire il paese partendo dal lavoro, dalla qualità e dalla dignità del lavoro,
rilanciando soprattutto istruzione e sanità. Purtroppo la guerra, come dicevamo, sta cambiando l'agenda politica del paese, non è un caso che i governi in questo momento hanno una corsa agli armamenti, stanno modificando anche le loro politiche economiche e tutto quello che noi auspicavamo, quindi quello di mettere al centro le persone, la dignità delle persone e lo sviluppo del paese a partire da quello del Mezzogiorno, ci sta venendo meno. La Sicilia, se il paese soffre, naturalmente la Sicilia ha una condizione di ulteriore difficoltà. Per questo noi abbiamo bisogno innanzitutto di un nuovo e diverso modello di sviluppo che punti sulle sue vocazioni dal turismo all'agricoltura, ma abbia anche un proprio modello di sviluppo industriale, perché una grande regione come la Sicilia non può non avere un modello industriale. E poi deve puntare sui servizi pubblici, deve puntare sulla sanità, deve puntare sull'istruzione e la formazione. La Sicilia sicuramente ha delle criticità ataviche che si sono acuite nella fase della pandemia e lo stesso purtroppo si sta verificando anche nelle circostanze drammatiche che stiamo vivendo in tutto il mondo con la guerra nell'Ucraina, una crisi economica, una crisi sociale, una crisi territoriale sulla quale bisogna intervenire tempestivamente per cercare di risolvere il problema di questa terra. Per quanto riguarda il sistema di istruzione di questo paese, sicuramente bisogna intervenire per fare in modo che intanto questi bambini, e saranno migliaia di bambini dell'Ucraina che verranno nella nostra terra, vengano accolti nelle nostre scuole, ma per fare questo bisogna garantire un organico adeguato, non è basato solo sull'organico Covid sul quale noi siamo riusciti a garantire la permanenza per tutto l'anno scolastico, ma potenziare gli organici in termini di personale ATA e docente è fondamentale per garantire un percorso didattico non solo per i nostri alunni ma anche per questi sfortunati alunni dell'Ucraina che verranno nella nostra regione. Continua l'odissea dei lavoratori Pfizer di Catania, rimpallo di responsabilità tra Stato e Regioni e posizioni distinte tra i ministri Giorgetti e Orlando. I sindacati chiedono l'apertura di un tavolo nazionale interministeriale. I dettagli nell'intervista ad Alfio Avellino, segretario provinciale Wiltech di Catania. Sull'avvertenza Pfizer ancora aspettiamo come sempre il tavolo ministeriale. Fin dal primo giorno abbiamo chiesto a Giorgetti di convocarci al Mise, perché praticamente noi, a parte la procedura che ci è stata inviata il 7 di febbraio su 130 licenziamenti, noi vogliamo che il governo italiano faccia impegnare Pfizer Italia con degli investimenti certi per avere un futuro sul sito di Catania. A quanto sembra ci sono delle difficoltà, perché il ministro Orlando, che abbiamo noi assentito, ci ha dato la massima disponibilità all'incontro. Noi, come ci hanno detto sin dal primo giorno, abbiamo attivato tramite l'assessore Scavone, quindi della regione siciliana, il tavolo di crisi regionale, cosa che abbiamo fatto puntualmente la settimana scorsa, e dall'altra parte riceviamo, abbiamo visto tramite un'ANSA, che praticamente Giorgetti si vuole defilare da questo incontro, dicendo che, visto che si parla di 130 lavoratori, l'avvertenza deve essere gestita su Catania. Allora, c'è un po' di confusione. Io credo che sia il ministro Orlando e il ministro Giorgetti si debbano un po' parlare per capire, voglio dire, cosa fare. Noi ribadiamo che per noi è fondamentale e importante il tavolo del Mise, proprio per il futuro del sito. Mentre noi aspettiamo questo benedetto tavolo, ovviamente i giorni passano, perché la procedura di mobilità prevede 45 giorni su un confronto sindacale, e se non si trova l'accordo, cosa che non si è trovato fino ad oggi, quindi oggi ne abbiamo 22 marzo, oggi si concludono i 45 giorni. Ciò significa che noi dal 28 mattina che avremo l'incontro si porterà il tavolo sulla fase amministrativa all'ufficio provinciale del lavoro, e stiamo aspettando appunto la convocazione per il 28 mattina. La cosa positiva in tutta questa vicenda è il fatto che Pfizer si è impegnata davanti alla regione siciliana, dicendo, perché voi sapete che la legge parla chiaro, la fase amministrativa ci sono ulteriori 30 giorni. Senza accordo sindacale l'azienda può procedere direttamente ai licenziamenti. Ma Pfizer ci ha detto e si è preso l'impegno che in questa fase non saranno i 30 giorni perentori, ma sono due cose che camminano in maniera parallela. Noi vogliamo il tavolo perché vogliamo che il governo faccia in modo che Pfizer si impegni col governo italiano per gli investimenti, e noi subito dopo entreremo nel merito della procedura per trovare il miglior accordo per quanto riguarda i nostri colleghi 130. Operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Palermo, eseguite 11 misure cautelari. Vediamo il servizio.
I militari della compagnia di Partinico hanno dato esecuzione tra Palermo, Balestrate, Alcamo, Custonaci e Giaveno in provincia di Torino ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 11 persone, 9 in carcere e 2 ai domiciliari, ritenuti responsabili a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. L'indagine, condotta da marzo 2019 a settembre 2020, è scaturita da un incendio doloso in uno stabilimento balneare di Balestrate, nel palermitano. Dalle attività investigative era emersa nel territorio la presenza di due gruppi criminali dediti allo spaccio. Utilizzavano un linguaggio in codice per comunicare tra di loro per eludere le eventuali intercettazioni telefonico-ambientali. Tra gli episodi di estorsione, le ripetute minacce contro un uomo per saldare un debito maturato, sempre per l'acquisto di droga. L'indagine, coordinata dalla DDA di Palermo, avevano già portato nel febbraio 2020 all'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto nei confronti di uno degli odierni indagati, che in concorso con altre persone avrebbe pianificato un'azione di fuoco contro un uomo debitore nei suoi confronti di una somma di circa 45.000 euro per l'acquisto di un chilo di cocaina. I finanzieri del comando provinciale hanno sequestrato agli imbarchi di Messina oltre 1,5 chili di cocaina e arrestato 3 persone ritenute responsabili del traffico illecito. Due distinte operazioni eseguite con l'ausilio delle unità cinofile hanno portato al sequestro di oltre 1.500 grammi di cocaina in transito dagli imbarchi di Messina e tratto in arresto le 3 persone ritenute responsabili. Nella prima operazione, grazie al fiuto di un cane antidroga, durante il controllo di un'auto appena sbarcata dalla costa calabra, le fiamme gialle del gruppo di Messina hanno rinvenuto un panetto contenente 0,5 chili di cocaina trasportato all'interno della borsa di una giovane donna che accompagnava il marito alla guida del veicolo. Entrambi sono stati tratti in arresto per traffico di sostanze stupefacenti, l'uomo in carcere e la donna ai domiciliari. Alla Rada San Francesco, qualche giorno dopo, sempre i finanzieri del gruppo peloritano hanno fermato un'altra donna alla guida della sua auto e su segnalazione di due cani antidroga hanno scoperto un panetto da oltre 1 chilo di cocaina nascosto nel vano motore della vettura. Le successive attività di perquisizione presso l'abitazione dell'indagata, domiciliata nella fascia tirrenica della provincia, hanno consentito agli investigatori di trovare altri 40 grammi di sostanza stupefacente e 4.300 euro in contanti, sottoposti a sequestro perché ritenuti provento dell'attività illecita. La donna è stata tratta in arresto. Il complessivo quantitativo di droga sottoposto a sequestro avrebbe potuto fruttare, secondo una stima, oltre 250.000 euro. E ora passiamo alle notizie sul Covid. In Sicilia, nella settimana appena conclusa, si è registrato un nuovo aumento dei casi positivi. Negli ospedali sono aumentati i ricoveri ordinari, ma sono diminuiti i nuovi ingressi in terapia intensiva. I nuovi positivi in Sicilia sono 48.851, il 16,% in più rispetto alla settimana precedente. È cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 18,9% al 20,9%. Il numero degli attuali positivi è aumentato del 3,8%, passando da 228.192 a 236.862, 8.670 in più. Le persone in isolamento domiciliare sono 235.924, 8.627 in più rispetto alla settimana scorsa. I ricoverati sono 938, di cui 60 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 43 unità. I ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 6 unità. Nella settimana appena conclusa si sono registrati 27 nuovi ingressi in terapia intensiva, il 28,9% in meno rispetto 38 della settimana precedente. Il numero dei guariti, 659.048, è cresciuto di 40.167 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 72,8%. Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 123, 3 in più rispetto alla settimana scorsa. Complessivamente le persone decedute sono 9.860 e il tasso di letalità deceduti totale positivi è pari all'1,1% come la settimana scorsa. I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,4% degli attuali positivi, i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%. In occasione delle prossime elezioni amministrative di Palermo, ascoltiamo Alessio Visita, candidato al Consiglio Comunale nella Democrazia Cristiana. Allora, la mia idea di Palermo è innanzitutto avere una città
più vivibile. Ho visto in questi ultimi anni che Palermo è piena di problemi e starvi ad elencare tutti non avrebbe neanche senso. Quindi scendo in campo perché voglio riportare la politica in mezzo alle persone, tra la gente, come giusto che sia. Io lavorando in un caffè patronato, quindi stando tra le persone anche in periodo non elettorale, conosco bene i problemi delle persone, conosco le esigenze dei cittadini. Oltretutto Palermo avrebbe bisogno di persone che abbiano la volontà di perseguire l'interesse della città e dei cittadini stessi. Quindi è fondamentale che ci sia un cambio generazionale, in particolare cercare di avere molte persone giovani in consiglio comunale che abbiano idee e che abbiano voglia di lavorare. Per quanto riguarda la mia candidatura, decido di scendere in campo con la Democrazia Cristiana perché credo che la Democrazia Cristiana, a parte che è un partito ricco di storia e di fama, e poi comunque perché mi sono sempre considerato una persona moderata. Non è assolutamente un ritorno al passato, ma è un ritorno della Democrazia Cristiana in chiave moderna, quindi coinvolgendo i giovani e portando avanti idee di sviluppo. Palermo, voglio puntualizzare una cosa che è fondamentale per me. Palermo è una città enorme, grande, che non comprende solamente il centro storico, ma bisogna cercare di valorizzare soprattutto le periferie che durante questi anni sono state estraneate dagli eventi cittadini e isolate. Oltretutto credo che sia fondamentale che Palermo e la Sicilia intera debbano ripartire dal territorio, perché noi abbiamo un patrimonio non solo culturale ma anche paesaggistico che a oggi è stato valorizzato veramente poco. Quindi è fondamentale valorizzare il territorio e far ripartire Palermo dal territorio stesso. Giornata dedicata alle vittime della mafia, la testimonianza attiva degli studenti del liceo linguistico Ninni Cassarà di Palermo. Per me Piersanti Sardi Mattarella rappresenta proprio l'idea di libertà e di avere coraggio per parlare, appunto, perché sappiamo esattamente quello che gli è successo durante il suo assassinio. È stata, diciamo, una voce che avevamo, una voce molto importante per noi siciliani, che purtroppo ci è stata portata via in un così facilmente. Per me rappresenta appunto il coraggio, la libertà e la forza di volontà. Giovanni Falcone per me ha rappresentato uno dei più grandi giustizieri della mafia. Giovanni ci ha insegnato che la mafia non è solamente di chi lo commette, ma anche chi guarda e lascia fare questi atti atroci. Per me Peppino Impastato è un uomo molto ammirevole, perché nonostante suo padre è un uomo mafioso, creò una radio dove raccontava che cos'era la mafia e di quanto era pericolosa, e quindi personalmente è un uomo da ammirare. Per evitare la mafia potremmo parlarne sempre di più, per renderlo un argomento senza tabù. Per esempio potremmo parlarne nei social media e dare informazione, come per esempio Instagram, Facebook o Twitter, oppure potremmo parlarne nelle scuole come per esempio facendo corsi a riguardo. Come per esempio stiamo facendo noi al Ninni Cassarà con il PCTO, AGAM, Azione Giovani Antimafia. Per me Ninni Cassarà è l'ennesimo esempio di una persona che ha lottato contro qualcosa per cui ancora oggi si ha molta molta paura. Probabilmente se tutti ricordassimo vividamente Ninni Cassarà saremmo in generale delle persone migliori. Sicuramente il suo coraggio e il suo ardore dovrebbero aiutarci in ogni giorno della nostra vita, in modo che ognuno di noi possa diventare una persona migliore e lottare sempre per quello che è giusto in generale. Che cosa rappresenta per te Piersanti Mattarella? Bene, essenzialmente è una figura molto importante che dovrebbe essere appunto fondamentale per tutti in generale nella società, principalmente perché dopo poco l'uccisione di Impastato, appunto ne sappiamo a Cinisi, è stato fondamentale dopo, quando ha appunto parlato, ha fatto il suo discorso in piazza, è importante. Per me Piersanti
Santi Mattarella rappresenta un esempio nella libertà del processo diciamo, contro la mafia e anche diciamo, un importante passo nella politica. Per me è un esempio appunto di libertà e di, che oggi ha un'importanza grande nella politica. Allestito il centro di prima accoglienza per i profughi ucraini nel padiglione 4 della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Allestita in pochi giorni con impegno, passione e dedizione dai volontari del gruppo di protezione civile comunale in servizio all'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo, l'area dedicata all'accoglienza dei profughi ucraini all'interno del padiglione 4 che servirà a dare prima accoglienza a chi scappa dalla guerra in Ucraina. 25 posti letto divisi in due sezioni, maschile e femminile, 5 servizi igienici, una sala mensa e un ufficio medico per garantire assistenza sanitaria e umanitaria. Per i cittadini in arrivo da Kiev, della città martoriata dal conflitto, è inoltre prevista una corsia preferenziale per tamponi e vaccini al padiglione 20 dell'hub. Gli uffici amministrativi inoltre provvederanno al disbrigo di tutte le pratiche relative alla vaccinazione, come l'equipollenza dei certificati vaccinali ottenuti all'estero e il rilascio del codice STP, necessario per i cittadini stranieri sprovvisti di tessera sanitaria, che permetterà loro l'accesso ai servizi sanitari essenziali. Caro Carburanti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per la riduzione. Il Codacons è pronto a denunciare distributori che non abbasseranno i prezzi. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, contenente le norme sulla riduzione delle accise. Adesso, afferma il Codacons, i prezzi di benzina e gasolio devono immediatamente scendere alla pompa di 30,5 centesimi di euro al litro o i distributori di carburanti saranno denunciati in procura per le possibili ipotesi di appropriazione indebita e truffa. Il decreto ha effetto immediato e prevede che le accise siano ridotte di 25 centesimi al litro, con una riduzione dei listini alla pompa pari a 30,5 centesimi di euro, calcolando anche l'IVA, spiega il Codacons. La benzina, per effetto delle nuove disposizioni, deve così costare oggi presso i distributori circa 1,87-1,88 euro al litro, il gasolio 1,84-1,85 euro al litro. Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons, spiega che se i gestori non si adegueranno al decreto del governo, saremo costretti a denunce in tutta l'isola contro chi non abbassa i prezzi per le possibili ipotesi di appropriazione indebita e truffa. In tal senso l'associazione invita tutti i cittadini a segnalare al Codacons i distributori di carburanti che non si sono adeguati alle nuove disposizioni e non hanno ridotto i prezzi e quelli che ancora vendono benzina e gasolio a prezzi superiori ai 2 euro al litro. Qualche giorno fa, sempre il Codacons aveva fornito i dati relativi agli aumenti dei prezzi di benzina e gasolio, un vero e proprio salasso per famiglie e imprese. A causa dell'escalation senza sosta degli listini alla pompa, aveva detto Tanasi, un pieno di verde costa in media 32,5 euro in più rispetto allo scorso anno, più 39,3 un pieno di diesel. Questo significa che ai livelli attuali dei prezzi una famiglia va incontro ad una stangata pari a più 780 euro annuo in caso di auto a benzina e addirittura più 943 se dispone di un'auto a gasolio, solo per i maggiori costi di rifornimento. Giornata mondiale dell'acqua. Il Forum siciliano dei movimenti per l'acqua e i beni comuni chiede al governo regionale e ai sindaci di rispettare e attuare la legge per la gestione pubblica e partecipativa dell'acqua. Nella giornata mondiale dell'acqua, il Forum siciliano dei movimenti per l'acqua e i beni comuni si rivolge al governo regionale e ai sindaci siciliani. Chi rappresenta le istituzioni deve rispettare ed attuare la legge regionale 19/2015 per la gestione pubblica e partecipativa dell'acqua e non al contrario eluderla, girarla o ignorare le proprie responsabilità nel non denunciare e porre rimedio alle storture delle privatizzazioni e delle cattive gestioni. La legge 19/2015, sottolinea il Forum, ha passato il vaglio della Corte Costituzionale ed è pienamente rispondente alla legislazione nazionale ed europea in fatto di governance. Eppure, anziché applicarla e farla applicare, il governo Musumeci ha perso tempo prezioso nel tentativo di stravolgerla per dare un ruolo dominante a Sicilacque SPA, supergestore nel cosiddetto sovrambito siciliano.
Il risultato è che gli ingenti fondi del PNNR dedicati all'idrico, 4 miliardi per il Mezzogiorno, fondamentali per superare il gap infrastrutturale su reti, depurazione, qualità delle acque, eccetera, si stanno già perdendo e non si accelera con l'individuazione di un unico gestore pubblico per tutte le ex province. Saremo condannati a non avere mai un servizio efficace, efficiente ed economico. Altro tema cogente è la gestione degli invasi in campo alla Regione, che restano sottoutilizzati. Quali progetti ha presentato la Regione? È fondamentale che le risorse idriche siano rese disponibili sia per l'idropotabile che per l'agricoltura a costi accessibili e senza finalità lucrative, perché l'acqua è il primo bene comune, appartiene alla comunità, che devono poter vigilare e indirizzare al miglior utilizzo della preziosa risorsa. Occorre guardare, conclude la nota del forum, alla conversione ecologica e all'economia circolare, all'abbattimento delle bollette energetiche attraverso le fonti rinnovabili. È necessario costruire benessere e sviluppo sostenibile. È necessaria una visione olistica che finora è mancata, ma che è l'unica che può creare benessere per le nostre comunità. Festa degli alberi nelle scuole. L'iniziativa promossa da Fondazione Campagna Amica e da Coldiretti Donne Impresa per far conoscere ai più piccoli l'importanza delle piante. Sì, è la scuola Garzilli, in particolare sono oltre 8-9 anni che si occupa di questa cosa e abbiamo piantato alberi all'interno della nostra struttura ma anche fuori. Abbiamo, nell'ottica di un service learning che viene offerto alla città, lavorato e qualche albero di quelli nostri è in Via Libertà, è a Monte Pellegrino ed è un po' in giro per la città, proprio perché i bambini devono testimoniare anche attraverso le famiglie che l'urgenza della cura dell'ambiente è di tutti e tutti dobbiamo impadronircene, condividere l'obiettivo e anche interpretare l'ambiente. Infatti i bambini non solo piantano e poi curano e seguono nel tempo, ma interpretano attraverso anche dei lavori altri, dei disegni, delle altre cose che fanno, anche piccoli lavori in ceramica. E devo dire che è sempre stato molto seguito. Tra l'altro su Cinema Scuola c'è un link dove c'è una stop motion in plastilina dove i nostri bambini hanno raccontato l'orto sinergico che noi facciamo da tanti anni. Coldiretti con Donne Impresa, il movimento delle donne all'interno di Coldiretti è presente nelle scuole già da tantissimi decenni e quest'oggi confermiamo la nostra presenza nelle scuole. Quest'ulivo piantumato oggi è un simbolo anche per noi molto importante, un simbolo di pace, un simbolo di fratellanza che nei giorni che stiamo vivendo sicuramente ha un suo valore. E ora cambiamo argomento. Il poliedrico attore Manlio Dovì sul palco del Cineteatro Colosseum di Palermo venerdì prossimo con lo spettacolo Facce Ride Show. Tu vivi per il teatro, per la tua gente, ma tu che posto mi dai? Che posto ho io nella tua vita? Sarà la comicità dell'artista palermitano Manlio Dovì ad animare il terzo appuntamento della rassegna Comici dalle Gare 2022 con lo spettacolo Facce Ride Show. La rassegna, organizzata da Trump Management, prevede 5 spettacoli, uno al mese, con artisti provenienti da celebri programmi TV che regaleranno al pubblico ore di sane risate. Venerdì 25 marzo alle 21.30 il poliedrico attore siciliano sarà protagonista on stage al Cineteatro Colosseum di Palermo con un racconto inanellato di battute su quello che abbiamo vissuto e come siamo cambiati dopo il lockdown. Questo è uno spettacolo che racchiude il meglio del meglio del meglio del meglio, tutto quello che abbiamo raccolto in questi giorni, in questi mesi, in questi anni. E quindi, siccome è una missione regalare un sorriso, anche noi dobbiamo guadagnare, perché io non è che ho fatto altri lavori, e quindi ci siamo lì, e quindi diciamo sono fiero e felice di fare parte di una rassegna che non si rassegna, e quindi combattiamo sul palcoscenico per conquistare battute con le battute nostre e le battute di mano del pubblico. La comicità è proprio innata nel siciliano. Il siciliano è comico di per sé, è malinconico, ride di sé,
per non piangere, per sfuggire alle dominazioni, ai soprusi, ma anche alla bellezza, e quindi si trova in mezzo a tutte queste cose, e quindi è un vulcano. E allora noi, io nel mio piccolo, lo sfoghiamo con una risata o con una parodia. Tutto qui, diciamo, per me è motivo di vita. Nel 1987 Dovì diviene noto al pubblico televisivo entrando a far parte del Bagaglino, la compagnia teatrale fondata da Pier Francesco Pingitore, lavorando accanto ad attori quali Pippo Franco, Lo Gullotto ed Oreste Lionello. Oltre che comico ed imitatore televisivo, Dovì è attore cinematografico e teatrale. Nel grande schermo ha collaborato con Marco Risi, Dino Risi, Florestano Vancini e Leonardo Pieraccioni. Mario Dovì si esibirà con il suo Faccia e Ride Show anche il 30 marzo ad Avola al Teatro Garibaldi. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima edizione di Media News e vi auguro buon proseguimento di ascolto.